approva. Scusate un po' di commozione, ma credo che sia veramente questo il senso che oggi ci ha portato fino qui, finalmente, fino qui. In quest'aula ho sentito dire anche che i tempi non sono maturi per questo provvedimento. Beh, la prima proposta di legge su questo tema risale a ben 33 anni fa, frutto dell'unificazione di più proposte di legge, la prima delle quali è del 2013 ed è un orgoglio per me oggi dirlo, è del Movimento 5 Stelle e reca la prima firma del deputato Mantero. Questa legge nulla ha a che fare né con l'eutanasia né con il suicidio assistito. Il disegno di legge che ci apprestiamo a votare affronta invece finalmente anche in Italia il tema del consenso informato, delle disposizioni anticipate di trattamento e della pianificazione condivisa delle cure, riconoscendo il diritto della persona all'autodeterminazione. Al centro del provvedimento, signori, vi è il consenso informato, la volontà della persona. Ci sono temi per cui il legislatore non può continuare a rimandare all'infinito, temi per cui deve assumersi la responsabilità, abbandonare i pregiudizi ideologici e mettere al centro la dignità degli individui. Oggi è il giorno della responsabilità, un giorno in cui questo Parlamento di questa aberrante legislatura potrà riprendersi il merito e l'orgoglio di aver consegnato una pagina di civiltà al suo Paese. E per tutti questi motivi il gruppo del Movimento 5 Stelle voterà convintamente a favore di questo provvedimento. Questa è una cosa gravissima nella commissione d'inchiesta sulle banche. A circa una settimana dalla fine della legislatura il capo di Consob viene in commissione d'inchiesta sulle banche e ci dice che il ministro Boschi, al tempo in cui si stava interessando della banca del padre, era andata da lui, si interessa della banca, interferisce con un'autorità di garanzia e quindi favorisce la banca del padre. Questo è un fatto gravissimo perché Maria Elena Boschi, di fronte al Parlamento nel 2015, quando noi abbiamo presentato la mozione di sfiducia, ha mentito. E quando noi abbiamo presentato la mozione di sfiducia, il centrodestra non votò la mozione di sfiducia a Maria Elena Boschi. Il centrodestra e il centrosinistra si sono sempre difesi insieme sulla questione banche. Non sono mai stati aggressivi l'uno contro l'altro perché ci sono tutti quanti immischiati. Qui sta crollando la Seconda Repubblica su Bancopoli, come è crollata la Prima Repubblica sul Tangentopoli, e si tengono tutti quanti insieme, hanno fatto una legge elettorale per provare a rimettersi insieme e provare ad arrivare al governo di nuovo tutti quanti insieme, ma i numeri non li hanno. Quest'aula ha già votato nascosto in un cumulo di altre proposte il rifiuto di portare in aula l'abolizione dei vitalizi, e di questo il Partito Democratico deve essere chiamato a rendersi responsabile. È cosa già nota. Quello che abbiamo sentito e letto in TV e sui giornali, e cioè che il Partito Democratico c'è e che la colpa è degli altri, è una bufala, è una fake news. D'accordo. Questo molto probabilmente sarà il mio ultimo discorso in Parlamento in questa legislatura. In questi 5 anni avete provato a fare un lavoro molto molto sporco, ostacolare un cambiamento e ostacolare quello che voi definite un populismo, ma in realtà è soltanto voglia di cambiare le cose. Ci sono oltre 10 milioni di poveri in questo paese, 10 milioni o meglio di persone che hanno a che fare con la povertà. Piuttosto che attaccare appunto queste sacche di ingiustizia, avete attaccato l'unica forza politica che voleva intervenire e che interverrà. E avete fallito, e lei Presidente dovrebbe avere l'onestà intellettuale di andare in Europa appunto a dire: io ho fallito, noi abbiamo fallito. E l'Italia è il paese che vanta, ahimè, il numero più alto di poveri, e la povertà dovrebbe essere resa fuori legge, e gli interventi si potevano fare, non, ripeto, regalando mancette e bonus tanto per accaparrarsi qualche voto, ma facendo con i denari pubblici degli interventi strutturali, il reddito di cittadinanza, la creazione di una banca pubblica di investimento a sostegno delle imprese. Tante proposte abbiamo fatto, ma avete sempre rifiutato per varie ragioni. Uno, perché provenivano dal Movimento 5 Stelle, da questi pericolosissimi populisti. Due, perché, questa è una mia convinzione, con degli interventi strutturali contro la povertà verrebbe anche stroncato il cancro del voto di scambio, e ci sono alcuni personaggi in questo Parlamento che senza il voto di scambio non verrebbero rieletti neanche dai loro familiari più stretti. Mi rivolgo al popolo italiano appunto citando una frase che ho letto:
Possiamo evitare altre scelte disastrose soltanto cambiando gli uomini che le compiono. C'è la possibilità di cambiare gli uomini che hanno compiuto determinate scelte disastrose. Io ho un'estrema fiducia nel popolo italiano, vi ringrazio e dico agli italiani di non mollare. Grazie. Mentre i parlamentari festeggeranno tutto il periodo natalizio a casa con le loro famiglie, immagino anche il ministro, tanti lavoratori del commercio invece saranno sul posto di lavoro anche il giorno di Natale. Lasceranno a malincuore le loro famiglie, magari i loro bambini piccoli, per passare la giornata di lavoro dentro un centro commerciale. Per noi le liberalizzazioni degli orari commerciali, con aperture 7 giorni su 7, 24 ore su 24, non hanno risolto la crisi del commercio, anzi, hanno peggiorato la situazione dei piccoli esercenti. Quindi vorremmo sapere cosa intende fare il governo per questo settore e per questi lavoratori. Le richieste che stiamo facendo, dovete sapere, che non arrivano da Cominardi e dell'Orco, arrivano dall'Associazione dei commercianti che stanno pagando da anni gli effetti della concorrenza dei colossi della grande distribuzione, arrivano dai lavoratori e dalle famiglie italiane che chiedono quantomeno non gli venga sottratto il bene più prezioso che gli è rimasto, il tempo. In particolare ovviamente quello passato con i propri cari, per cui a questo punto faccio un appello anche agli italiani. Al centro commerciale non andateci il giorno di Natale e liberiamo le feste. Stella si appresta alla discussione in commissione degli emendamenti che ha presentato, ma soprattutto si appresta a presentare al Paese una nuova idea di nazione, una nuova idea di Paese, una idea di visione di Paese che è mancata da parte di chi governa, di chi sta alla maggioranza, sempre più interessato alla caccia dei voti, alla caccia del consenso elettorale e che quindi si è concentrato soprattutto su i famosi bonus, le mancette e, permettetemi di dire, anche marchette. Una cosa che il Movimento 5 Stelle non condivide. Difatti, i nostri stakeholder principali sono famiglie, imprese e ambiente. Pirrelli lo abbiamo fermato per una giornata a Roma di incontri con ambasciatori, ma soprattutto con l'OSCE, che è l'organismo a cui noi abbiamo chiesto di venire a monitorare le elezioni politiche di marzo 2018 e siamo riusciti ad ottenere che l'OSCE venisse qui in Italia. Adesso stanno incontrando le forze politiche, le istituzioni, il mondo dei media, il mondo degli stakeholders, delle associazioni, per creare e fornire all'organismo una relazione che poi consenta di decidere se monitorare le elezioni di marzo 2018 o meno. Vista la situazione della nostra democrazia, la situazione dei media, e i precedenti che ci sono stati in merito ai brogli elettorali e anche alla legge elettorale modificata negli ultimi 6 mesi della legislatura, abbiamo sostenuto che monitori quindi sia la situazione il giorno del voto all'interno dei seggi e durante lo scrutinio, sia tutto il processo di campagna elettorale, dal finanziamento all'esposizione nei media dei candidati. Queste sono state le nostre richieste all'OSCE, quindi un forte impegno da parte dell'OSCE. Mercoledì votiamo in Commissione Affari Costituzionali una risoluzione che impegna il nostro governo a invitare gli osservatori dell'OSCE e a fare alcune modifiche legislative, quindi non ci sono più scuse, il monitoraggio in Italia è fondamentale e gli osservatori dell'OSCE hanno anche espresso la loro disponibilità. Purtroppo gli investimenti privati che porterà il fondo Juncker, se andiamo a fare proprio i calcoli e per dimostrare che i suoi dati sono molto gonfiati, arriveremo a 500 miliardi forse nel 2020 di investimenti generati, quindi 100 miliardi l'anno diviso 28 paesi, 3 miliardi e mezzo l'anno per paese. Ecco, una cifra abbastanza ridicola rispetto a quello che necessita oggi l'economia. Io sono a favore di una razionalizzazione della spesa pubblica su investimenti veramente produttivi, però abbiamo bisogno di allentare le bride dell'austerità, altrimenti per alcuni paesi non ci sarà la speranza di ripagare questo mostruoso debito pubblico che ad esempio il mio paese ha, ma non si può ripagare un debito pubblico del 135% rispetto al PIL. Bisogna, secondo me, far crescere il PIL in modo sostenibile, in modo tale che il denominatore venga abbattuto, e utilizzando solo questo strumento capisce che non si riuscirà a uscire da questa situazione. Non serve una legge, bastano gli uffici di presidenza di Camera e Senato per cominciare a tagliare tutto quello che non serve alla politica. Questa campagna elettorale sarà una campagna in cui ancora una volta tutti quanti vi diranno che vogliono eliminare i vitalizi. Sarà una campagna elettorale ancora in cui tutti quanti vi diranno che vogliono eliminare gli sprechi e i privilegi. Lo hanno già fatto in quella del 2013.
ma dal 2013 ad oggi una forza politica è passata dalle parole ai fatti. Tutti gli altri, quelle che erano state le promesse della campagna, se le sono rimangiate.